Intanto è importante, finalmente riparte il tavolo sulla previdenza e sulle pensioni, come avevamo chiesto al governo Palazzo Chigi il 30 di maggio. È necessario imprimere una forte accelerazione sui contenuti della nostra piattaforma. Il governo ha già messo in campo questo osservatorio per lavorare sulla separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale. È importante ragionare per rendere i costi della previdenza assolutamente trasparenti. Sappiamo che pesano tante voci assistenziali ed è necessario imprimere anche un'azione forte di contrasto a questo tema delle evasioni contributive, fenomeno che sottrae ogni anno dalle casse dello Stato e anche dai lavoratori circa 14-15 miliardi. Noi lavoriamo per superare le rigidità della legge Fornero, restituire al sistema pensionistico e previdenziale italiano profili di flessibilità, di sostenibilità, di inclusività. Le nostre priorità sono note, vogliamo partire dal tema dei giovani con una pensione contributiva di garanzia, c'è il tema delle donne, pensiamo che è necessario ripristinare i requisiti precedenti opzione donna, bisogna lanciare un grande piano di comunicazione e di informazione a livello nazionale sul tema dell'adesione alla previdenza complementare, aprendo una nuova fase di silenzio assenso, negoziare misure di flessibilità in uscita e poi bisogna volgere lo sguardo anche ai nostri anziani, ai nostri pensionati. Pensiamo sia necessario allargare il bacino della 14ª mensilità, assicurare la piena indicizzazione e la perequazione delle pensioni rispetto all'inflazione e poi bisogna detassare le 13esime del lavoro dipendente e anche dei pensionati. Chiediamo al Ministro oggi un cronoprogramma di incontri tecnici per entrare rapidamente nel merito delle nostre priorità, perché la vera prospettiva è capire come ci si avvicina alla legge di stabilità, quali risorse, quali provvedimenti, quali risultati porta questa fase di confronto e di discussione.